merda questa. Questa è una palla di merda, capito? Questa è una palla di merda. Gli ha dato una palla di merda. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuova reaction con Martina. Zaniolo male, No, stavolta no. Steve non c'è, ma lo chiameremo tra primo e secondo tempo e anche dopo una ventina di minuti per sapere l'aggettivo. L'aggettivo? Sei curiosa? Sì, un po' sì, un po' assolutamente sì. Sì. Peraltro ho letto qualche messaggio prima che invocava, non so come dirtelo. No, ti prego, non ce la faccio, ci sono 60 gradi. Li invocavano. Io ho acceso anche il condizionatore per creare un clima un po' più natalizio. Dai, ma neanche un... Metti qualche verbo, si capisce. Ogio, che forte, che bel cross. Insomma, se le... Ma hai visto come se l'è fumato? Sì. Cioè, guardalo. Sì. Minchia, cioè, non sa neanche andavi il doppio. Ma Conti non sa neanche sì, ma l'ha visto. Il problema è che l'ha visto. Almeno anticipalo. Guarda, mettiti nella posizione giusta. Se sei scarso non sai correre. Il bello è che in teoria Conti fa della velocità il suo punto forte. Sì, capito. Cioè, almeno lo so, mettiti, non lo so. Secondo me rischiano veramente Conti e Calabria entrambi di andare via insieme. Ma magari non fare cagate, almeno non Ogio! Oddio, era solo. Perché era solo Dzeko? Dzeko da solo di testa. Cioè, posso capire un sempre vere tu. La stessa cosa. Un vere tu in aria. Ma Dzeko, ma di chi era? Mio? Ma... Vabbè, qua quello è di Romagnoli, Quello ho capito, di Romagnoli. Sì che è di Romagnoli, ma cosa sta facendo Romagnoli? Dove si è capisce. Andato? Fermo, non salta. Cioè, mamma mia. Ce ne ho due, dice. Prendetela con Kier, scusa. Siete due centrali. Qua miracolati, Oh! Vai. Brutto tiro. No, ma da lì piglia la porta, ti prego, prendi la porta. Prendi la porta. Ma prendi lo specchio della porta, poi non segni, ma piglia lo specchio, cazzo. Cioè, è questo il problema. Io non ti... Siamo tutti d'accordo, Jack, tanto cuore, cuore grande. Però... Però che cazzo, però io discorso. Voglio uno che prende la palla, si gira, sbam, ti fa il gol. Perché quello fa la differenza, così vinci i campionati. C'hai un Kevin De Bruyne, un Pogba che ti tira una sberla da lì. Che capito, si che gira, ti... bam, spacca la porta e sei 1-0, 1-0 subito. Basta, è cambiato la partita, lo so, noi non ci abbiamo nessuno. È quella. Infatti lottiamo per, non lo so, il settimo, sesto posto. Ma poi veloci, siamo lenti, siamo noiosi. Ma non si può giocare così? Oh! Cazzo, ogni volta che mi distraggo succede una cosa. Faccio finta di distrarmi. Anch'io vorrei dell'acqua, Dani, come facciamo? Ho la birra! È una birretta! La vuoi? Wow, bella fresca! Sì. Mi sono anche dimenticato di prenderla. Dai, non è fallo questo! Dai! Oh! Ma prendi la porta! Ma non mi sembrava difficilissimo. Perché è troppo basso. Ma sicuramente sì. Perché è troppo nano. Perché no, non è nano. Non ci è stato convinto. Non era altissima quella palla. Mi è sembrato che sia andato un po' timidamente. Non copiare le cose che dico io anche tu. Ma dai. Ma dai. Cazzo, questa era fattibile. Con il monitor mi sembrava che potesse fare di più. Ma che cazzo, cioè un conto è tirato, era troppo alta, ha saltato al massimo. Non ha saltato al massimo. Non ha saltato per un cazzo. Secondo me non ci credeva. A chi? Alla vittoria del Milan, ormai. Però con l'acqua, io non posso brindare con l'acqua. Ho capito, che devo fare, ragazzi? Ma che problema è che sei astemio? No, non sono astemio, sono a dieta, che è diverso. Giallo. Porca troia, che ignoranza, oh. Ma sei proprio ignorante. Ma tu avevi le cornine, non avevi il cappello. Ok. Perché? No, chiedo così, non preoccuparti. Ma secondo te sono così stupido da farti mettere le cornine a quasi luglio? Vabbè. Ora chiamiamo Stefano, ragazzi. Bella. Buonasera. Ma addirittura i cappelli di Natale, ma... Spero che almeno l'aria condizionata l'abbia tirata. Fa quasi freddo, vero? Sì. Fa quasi freddo. Allora? Ma riassunto, non lo so, non mi sembravamo partiti malissimo, poi però davanti col solo Rebic ho la sensazione che non siamo abbastanza, che siamo un po' inconcludenti, insomma, però
solito Milan. Chi è che sta vomitando? Nadine, vedendo il Milan giocare, ha avuto un po' di pestilimento. L'aggettivo? Vuoi l'aggettivo? Sì, sì, vogliamo l'aggettivo, Steve. Devo attendere una sigla o vado? Sigla! Questo è l'aggettivo di Steve. L'aggettivo di Steve. Ma allora, considerato un po' quello che ho visto, per l'aggettivo di oggi mi prendo un po' una licenza poetica, ma è stato un Milan... cencioso. No, un Milan cencioso, nel senso che è un Milan un po'... Ma perché licenza poetica? Non esiste, quindi? No, esiste. Ah, esiste. Come, e perché licenza poetica? Perché è un Milan rattoppato. Quindi cencioso cosa significa? Il Rebic davanti è un po' una toppa, cioè... Quindi cencioso. Perché il cencio è un straccio. Vabbè, non c'è bisogno di spiegare, è semplicemente cencioso. Un Milan cencioso, cencioso, va bene. Sì, sì, non bisogna... Come i cantanti quando scrivono le canzoni, non è che le devi spiegare, capito? Cioè, okay. Se bisogna piangere, meglio piangere dentro un bicchiere di vino. Questa me la tatuo qui. Ocio, ocio, dagliela sulla fascia! Ma se l'ha proposto, ma dagliela sulla fascia! No, ma più che altro se devi tirare, tira decentemente. Dai, dagliela! A chi? A chi, santo cielo? Non tira... Madonna, che angolo di merda! Io ti giuro, quando tirano gli angoli sul primo palo cortissimi mi fanno incazzare. Ma perché così alta a palombe fuori? Ma perché con questa testa quadrata del cazzo? Ma si può tirare così? Sì, ma cioè, quadrata. Ha preso lo spigolo, ha preso. Siamo sotto Natale, fateci questo regalino, vi preghiamo. Che cazzo fa? Due volte in un minuto. Ma perché? Perché è un lento del cazzo. No, vuole fare i giochini, cazzo. Non ha capito che non abbiamo bisogno di quello. Non ce la faccio, ma come si fa a guardare una squadra così? Ma hai visto che cazzo ne abbiamo fatto? Imbarazzante. Dai! No, cazzo! La prima azione decente! La prima azione decente! Vedi che non ci vuole tanto a fare qualcosa di decente. Guarda che sfiga, però, dai. Ha preso il tacco interno e è uscita. Minchia, però non gira neanche, dai. Noi siamo veramente la squadra. Cioè, qua c'è la Nogola, ha fatto che cazzo da fare, raso terra, forte. Dentro l'ex Kalinic, anche sbagliato. Lascia fare, non lo voglio dire perché sul serio ci siamo capiti. Non verrò mai più. Ma io non ti invito più. Ma te immagini? E poi fa così. A parte a chi? A te stesso, coglione di merda. Ritagliala su. Così lunga. Una palla di merda questa. Perché è così lunga? Questa è una palla di merda, capito? Questa è una palla di merda. Perché tu sei da solo, non hai nessuno che ti sta pressando, hai tutto il tempo di pensare, gli ha dato una palla di merda. Dai, Paquetà. Sulla corsa Paquetà, il crossmaccino verso San Macher che la lascia lì, che si gira. No! È buona? Oddio! Oddio! Ci hanno provato 20 volte! Oddio, non ci credo! Aiuto! Ma Rebic è morto, ragazzi! Ma ragazzi, ma non si può! Aiuto, ho fatto cadere tutto! Te l'ho qua! Figa, 30 tiri hanno fatto prima di segnare! Stasera! Stasera! Vabbè, qui aveva perso palla! Sì, infatti... Ma, 20 tiri hanno fatto. Ma che segnali. Sì, questa rovesciatina qui, guarda qua. Cosa ha sbagliato Rebic? Mamma, il secondo, cioè. Oddio mio. Dai ragazzi, dai. Guarda come ride lei, cazzo ti ridi. È un bimbo. Ho capito, che cazzo ridi. Noi male. Ma Roma malissimo, tranne quella... No, son serio. Poi magari... Brogna, stai zitto, non prendere iniziative. Cazzi non... tuoi. No, cazzo. Io non voglio più sapere niente. Ragazzi, avete sentito? Colpa sua, qualsiasi cosa succeda. Ragazzi, io non ho detto nulla.
Ma Roma malissimo, eh. Ragazzi, io non ho detto nulla. Facciamo lo scherzo del pareggio a Stefano. Stefano, come cazzo si fa? Ma ti rendi conto? Kalinic ci ha lasciato da solo. Da solo, completamente da solo. Ma che cazzo. Vediamo Stefano se c'è cascata lo scherzo. Nani, non so se tu mi stia pigliando per il culo o meno. Sono parecchio indietro perché il mio DAZN lo vorrei buttare giù dalla finestra. Quindi non spoilerare anche nel caso in cui sia successo qualcosa. Tanto sarò io a arrivare con una bestemmia qualora ce ne fosse bisogno. Ora sta registrando ancora. Gol adesso, Madonna santa, Madonna, che fatica a spingerla dentro. Ma cosa, che culo che ha preso 8 pali prima di entrare. Ma era proprio a farti sentire durante lì. Mamma, comunque che sì, col nuovo capello si sente più forte, ha fatto un'acrobazia, mamma mia. Dai Leao, fatela una corsa. Fai qualcosa, guarda, inventa questo, qualcosa. Era solo, dagliela! Incrocia anche Paquetà. Aspetta molto Leao, lavora la palla. Sto zio Sanso. Ma sei una Madonna, ma c'era lì, era lì da solo! Cioè, capisci perché poi mi sta sul cazzo quando prima di entrare ride? Non è tanto il sorriso prima di entrare, che vuol dire che non sei concentrato. Che cazzo ti ridi? Poi entri in campo così. Imbarazzo. Imbarazzante Leao, cazzo, ma veramente. Ma noi sti ragazzetti che dovrebbero spaccarsi il culo ogni volta che entrano. Corri! Rigore! Questo non è rigore, te lo dico io che questo non è rigore. Lo tolgono? La toccano, sì, rigore, sì. rigore. Questo non è rigore, te lo dico io che questo non è rigore. Oh santo cielo, prepariamoci. Facciamoci belli per questo errore di Calhanoglu. Dai cazzo! Che bello! Ho sempre creduto in te, Calhanoglu, sempre, sempre! Bene ragazzi, allora, vittoria meritata. Sì. Non abbiamo giocato divinamente, ma la Roma male male. Male male. Vittoria importantissima, ragazzi, finalmente vinciamo una partita contro una squadra comunque... Anche se non ha giocato bene, comunque importante. Sì, esatto. Cornine e Cappellino, portano ragazzi. Sempre bene. Sai che dobbiamo tenerla adesso fino ad per agosto. Per sempre fino al 2. Esatto. Quindi, esatto. Niente, lo faremo. Per il Milan, questo è altro. Questo è altro, sempre. Per adesso è tutto. Alla prossima live reaction. Mi raccomando, se volete vedere queste reaction dal vivo, seguitemi su Twitch. Seguite Martina su Instagram, Marti Rossonera. Seguite il sottoscritto su Instagram, Daniele Brogna. E alla prossima. Ciao, ciao belli. Ragazzi.